Buongiorno da giovedì, nuovo vlog, inizia una nuova giornata. No, questo orologio tiene l'ora italiana, quindi qui sono le 9, saranno 9 qualcosa. Oh, 9:20. Wow, è tardi. Sono le 9:20 di mattina e io mi sono già preparata. Fuori il tempo non è dei migliori, nel senso che sì, adesso si sta leggermente aprendo, ogni tanto spunta un filino di sole, ma è piovuto tutta notte. Io stanotte non riuscivo a dormire, non so, infatti mi sono messa stanotte a pubblicare un po' di foto, già che c'ero. Però ho un sonno allucinante, infatti ho delle occhiaie assurde. Ho provato oggi dei prodotti nuovi di make-up che ho comprato ieri. Il fondotinta è una bomba. Con la cipria devo prenderci ancora un po' di confidenza, perché schiarisce tantissimo quella cipria. Non pensavo, invece schiarisce proprio tanto, tanto, tanto. E già il fondotinta comunque è chiaro, quindi vedete, non ho più un viso. Il correttore l'ho voluto applicare da solo e nonostante io oggi abbia delle occhiaie veramente pesanti, perché già le ho dai giorni passati, per di più stanotte non ho dormito, vedete già ho l'occhio rosso infatti già di prima mattina perché proprio sono KO, vorrei dormire un pochino oggi pomeriggio se riesco perché veramente son distrutta, stasera ho anche la cena con il team di Benefit, non vedo l'ora. E con tutte le influencer europee, mamma che bello! E quindi l'ho usato proprio neutro, nel senso sotto non ho messo un correttore aranciato e leggermente, leggermente copre perché copre, però sotto si intravedono un pochino le occhiaie, ovviamente. E ho fatto un super smoky con la palette nuova che ho comprato, insomma. Volevo applicare le ciglia finte, ma visto che fuori è umido, una cosa, un'altra, non vorrei magari facesse un pochino più di freddo, mi lacrimano gli occhi, sono in giro, si staccano le ciglia, non mi va. E quindi no, le ciglia me le tengo magari o per stasera, sicuramente per l'evento di domani di Benefit. Sì, da stasera in poi, da oggi praticamente stanno arrivando tutte le altre influencer e da stasera inizia il divertimento con Benefit e io non vedo l'ora davvero perché loro sono speciali quando organizzano le cose. Guardate dove sono, cioè, io non smetterò mai di ringraziarli per questo. Penso di averlo già detto diverse volte durante questi vlog, però davvero io ringrazio Benefit di cuore per il fatto di aver creduto in me, perché comunque sì, hanno creduto in me per Las Vegas, hanno creduto in me adesso. È una cosa ovviamente per me importantissima, no? Adesso sta riuscendo un po' di sole. Volevo farvi vedere come sono vestita. Ho questa maglia che è bellissima, nel senso è una maglietta, una t-shirt. Qui ha tutte quante pagliette, io l'adoro. Solo che in valigia si è sgualcita tantissimo e mi dispiace un sacco per questa cosa. Però oggi l'outfit previsto per oggi è questo, con il giacchino sopra, le superstar, calzini luminosi, glitterini e vamos. Ok, sono successe un sacco di cose. Ho incontrato Emily Sky in ascensore. Con questo vi ho detto tutto, cioè bellissima, troppo bella. Intanto guardo l'app perché sta venendo Uber tra 3 minuti. E ho fatto colazione qui da Starbucks. E no, vabbè, ragazzi, sono ancora emozionata per Emily Sky. Io la seguo da una vita, cioè un mito per me. Sembravo una bambina, cioè una fangirl boh, piccolina. Sembravo proprio, cioè, non potete capire, cioè, proprio. Mio Dio, comunque adesso stiamo andando a The Grove perché poi da lì magari mi sposto sulla Rodeo, però The Grove c'è un pochino più da vedere, la Rodeo alla fine è solo da guardare. Ok, 2 minuti e dovrebbe essere qui. Comunque vi parlo con un po' più di calma poi quando sono arrivata. Oh mio Dio, Emily Sky, ragazzi, Emily Sky! Cioè, è una figa della Madonna, scusatemi il termine, è una figa della Madonna pure struccata. Io non ce la faccio, è troppo bella, ma poi è gentilissima. Cioè, no, vabbè, no, no word. Siamo al The Grove, è bellissimo, adesso vi faccio vedere un po' tutto. Sono stata 20 minuti al telefono con il mio migliore amico e nel frattempo girovagavo qui, però all'inizio della strada c'è Top Shop e vorrei andare un attimino a vedere com'è, cosa c'è dentro, fare un po' di shopping, però prima volevo girare un po', quindi sto nella fase che dico ok, cosa faccio prima, cosa faccio dopo, però è particolarissimo questo centro commerciale, è molto bello da vedere. Adesso vi faccio vedere qualcosa.
quindi io sono entrata da qui, dove c'era Topshop. Eccolo, no, sono entrata da qui. Ho fatto questo e ora sono qui. Credo. Sì, dovrei essere qui, Grand Lobby. Ok, quindi ora me ne ritorno indietro e voglio andare a vedere qui. Ops, sto guardando bene, dicevo, e adesso io sono qui, ora me ne ritorno indietro e voglio andare a vedere qui dentro. E poi anche queste cose. Shopping da Topshop e vi ho ripreso qualcosa. A un certo punto mi ero spaventata perché ovviamente mi avevano portato in una sorta di boutique. Ho fatto, oddio, guarda che adesso mi fanno pagare tipo la roba al doppio per il servizio, che ne so. Infatti avete visto che il secondo camerino era una figata, no? Era tipo un camerino privé. Non lo so perché, devo chiedere a Roxy di questa cosa. Comunque poi vi faccio vedere bene tutti quanti i vestiti e sono troppo felice, cioè ho trovato finalmente quel vestito dell'Adidas che cercavo da un botto di tempo, $33 ragazzi, e poi delle calze a rete, $4, bellissimo. Adesso sto aspettando Roxy per pranziamo insieme, poi lei è impegnata nel pomeriggio, io mi faccio un altro giro qui intorno, adesso entro un attimino da Sephora mentre aspetto lei perché voglio vedere se c'è qualcos'altro della Anastasia Beverly Hills. Ok, ho fatto un po' di shopping anche da Sephora. Roxy mi ha detto che sarà qui tra una quarantina di minuti circa, è partita da poco, e quindi io nel frattempo, visto che comunque il centro me lo sono girato, volevo farmi una passeggiata qui intorno. Non vorrei spendere altri soldi perché onestamente sto spendendo abbastanza e credo, immagino che comunque partecipando all'Ipsy mi daranno dei prodotti. Perché continuo a spendere soldi per prodotti, ragazzi? Ho speso altri $100 di cosmetici, però ho trovato le palette della Smashbox che cercavo, cioè quelle che volevo ieri e che lì erano finite, e quindi grazie, bellissime. E poi ho preso una mini taglia del Better Than Sex,
mascara di Too Faced, che in realtà si trova anche in Italia, però c'era la mini size e ho voluto provarlo perché ho tanti mascara aperti eccetera, quindi non volevo prendere la taglia grande se poi non mi piace eccetera. Ho guardato il contenuto e praticamente la mini size era conveniente perché ce n'era la metà e un po' più della metà, e quindi era conveniente anche per il prezzo, era conveniente, costava praticamente la metà, e quindi ho detto va bene, prendo questo, ci sta. Comunque andiamo a fare un... Oddio, al sole fa caldissimo, vedete, ho rimesso il piumino, ma se negli attimi di ombra poi tira vento e fa un freddo gelido, cioè ti ammali qui, ma come fai? C'è vento, quindi spero che riusciate a sentire lo stesso. Mi sono fatta una bella passeggiata e adesso gli ho mandato la posizione a Roxy, mi sono messa qui che c'è una rientranza per gli autobus, almeno può accostarsi senza problema. Ragazzi, che bello il sole californiano, cioè veramente. E qui viene in mente che l'ho dimenticata a casa tra le varie cose, anche quello convinta di averlo preso, il California Dream e l'ultimo blush di Benefit, appunto. Eccoci, ciao Roxy! Ciao! Mi ha raggiunto, così pranziamo insieme. Guardate che bel piatto vegano, cioè questo è tutto vegano, ragazzi. E mi ha portato anche da assaggiare il chia squeeze. Mamma chia squeeze, io ho paura. Allora, mangiamo e poi assaggiamo il mamma chia squeeze. Sì, ok. Ragazzi, ve lo riprenderò solo per voi, assaggerò il mamma chia squeeze. Però vitality snack. Questo va bene. È il momento di mamma chia. Mamma chia squeeze. Ok. Allora, quindi ci stanno i chia seed, cherry beets. Questo dovrebbe essere buono, vero? A me piaceva questo. È una pappetta, eh. Fortuna dopo ci sta il brownie. Ma ci stanno i semi. Non si sentono. Non ti piace? Sono di ciliegia, perché non ti piace? No. No. Che c'ha? Fa impressione. Fa impressione perché i semini attorno, cioè, ma tipo la gelatina. Sì. E poi senti quel tipo la ciliegia, però è dolcissimo. Sì. Infatti a me questo piaceva perché era il più dolce di tutti. Però aspetta, adesso c'è l'altro. Io l'altro non lo posso mangiare perché c'è. No, ma ce n'è un altro. Oddio, ce n'è un altro. Aspetta, no. Che fa? Questo è limone e peperoncino, ragazzi. Che vita, ragazzi. Questo sa un po' di kombucha, no, non è vero? Che panico. Ma picca. Ma no, non tanto. Sento che mi stai impegnando. Vabbè ragazzi, che birra, io non... Però ti fa bene questo. Beh, non è male questo. Picca un po'. Un pochetto, un pochettino. Che vita probiotici. Ok, questo ha provato, dai. Il odore non è buono, ma il sapore lo è. Oh, meno male, va. Ha provato, come si chiama? Che vita. Perché gli danno i nomi italiani? Mica l'ho notato. Che vita, mamma mia. Vabbè. Che vita, poi con la cappa. Non ce la faccio, che vita. Evviva. Tornata al volo in hotel, mi ha accompagnato proprio al volissimo Roxy, ho un mal di testa incredibile che mi metterei a dormire, però sono tipo le 4 di pomeriggio e non voglio allontanarmi molto, purtroppo qui a Los Angeles come ci si sposta un pochino, cioè
qualsiasi parte si vuole raggiungere si è lontani senza auto e io sono a piedi. Non ho voglia di allontanarmi anche perché se vado a visitare qualcosa passa troppo tempo e devo prepararmi anche per stasera e voglio struccarmi, farmi una fantastica doccia, devo decidere quale vestito mettere stasera. Penso che il vestito dell'Adidas alla fine lo indosserò per sabato e sto rosicando a bestia perché io vado via sabato. Questa è proprio una rosicata, ragazzi, se qualcuno che me la manda e che mi nomina a caso. E vabbè, chi se ne frega. Però io praticamente sto andando via il sabato perché lunedì dovevo lavorare, ma questa cosa è stata posticipata, quindi comunque ormai l'aereo non è che si poteva spostare e posticipare anche l'aereo, e quindi mi perdo purtroppo la seconda giornata del Gem Beauty. E mi dispiace da impazzire, mi dispiace proprio tanto tanto tanto. E vabbè, comunque sia, per il Gem Beauty credo di andare vestita all star, perché pensavo di mettere un vestito, qualcosa soltanto, e poi i vestiti che ho con le all star non stanno tanto bene e pensavo... Però mi sono detta, io poi comunque devo, non tanto per lì perché riesco a stare tutto il giorno con i tacchi, non è un problema per me. Però poi mi sono detta, ma io poi devo ritornare qui al volo in hotel, prendere le valigie che lascerò giù al concierge e andarmene in aeroporto con le valigie. Dove vado io col vestitino e i tacchi in aeroporto? Cioè non esiste. Niente, andiamoci a fare questa passeggiata. Devo cambiare sia la batteria che la memory perché ho finito la memoria qui. Guardate che bella la camera con questa bella luce. E qui con questa luce verrebbero da paura dei video. Oh mio, mamma, guarda che bellissimo. Wow, che bello. Cioè, meraviglioso. Niente, adesso ci andiamo a fare una super passeggiata sulla Sunset Boulevard. Mi prendo un caffè da Starbucks e me lo sorseggio camminando proprio. Voglio passeggiare e vedermi la strada, visto che c'è questo bel sole. Vi dico, ho un mal di testa allucinante. Ho preso anche un antidolorifico, ma non è passato. Non è assolutamente andato via questo mal di testa, perché ho veramente sonno e mi appoggerei al letto. Vedete anche i miei occhi come stanno conciati perché non sto proprio al top, decisamente non sono al top della forma, però non posso assolutamente starmene qui in camera. Insomma, vi faccio una fantastica passeggiata, torno, mi lavo, ma come lo sto mettendo? Sì, sto... Ok, mi sono messa al telefono che in Italia è notte e Luca stava andando a dormire, quindi siamo facendo una chiacchierata, ho superato Starbucks e non ho preso il caffè. Però mi sono fatta già un bel pezzo di strada. E poi ho un passo, ma qui è tutto caratteristico, guardate questa struttura. Cioè, che figata. È un locale. Titien, vabbè. Ok, ho trovato qui dietro questo mini centro commerciale circa, ci sono un po' di negozietti vari e c'è la Starbucks. Adesso inizia a fare un pochino freddo e sta calando il sole, comunque guardate che bello. Caffè bollente come al solito, è veramente cuocente, però meno male perché mi scalda un pochino. No vabbè, allora guardate il nasino quanto mi si è fatto rosso, perché dal naso si è tolto il fondotinta in quanto comunque mi sono soffiata il naso diverse volte oggi e... E fuori però faceva un freddino, io stavo con... Cioè ho la mano calda, questa che reggeva il bicchiere del caffè, giusto perché avevo il caffè caldo appunto. E mi sono fatta proprio una bella passeggiata. Io continuo a guardare questo orologio che è l'ora italiana, ma perché? Infatti voglio vedere nell'app quanto ho camminato oggi. Allora, intanto mi sto facendo anche un'idea dei prodotti che ho utilizzato. Allora, il fondotinta di Kat Von D, wow, cioè wow. Allora, questo potrò utilizzarlo solo ed esclusivamente in questo periodo. Vedete, è esattamente il mio colore. Prima che vada via il sole, registro il video haul. Come non detto, credo che forse non riesco a registrare oggi il video haul,
perché mi ha mandato appena adesso un messaggio alla referente europea che è arrivata in hotel e quindi mi ha chiesto se ero qui, insomma, se riuscivamo a vederci prima della cena. E quindi tra poco scendo e poi mi è rimasto praticamente il tempo di cambiarmi e sistemarmi. Che bello, ho appena parlato con la referente in inglese. Allora, solita storia, riesco a capire, soprattutto lei parla molto bene l'inglese, perché ovviamente se è un po' come l'italiano, no? Io penso che se venga una persona straniera che sta imparando l'italiano e parla con una persona, noi abbiamo tantissimi dialetti, che parla con una persona che parla in dialetto, qualunque esso sia, credo che faccia fatica a capire, se a meno che non è una Michelle Hunziker, che è un mostrone in senso positivo, cioè che riesce a parlare benissimo anche i dialetti, l'italiano lo parla meglio di tantissimi italiani, me compresa. Quindi tanta stima. Ecco, io la Hunziker la stimo tanto perché lavora, che non c'entra niente, lo so, io mi perdo nei miei discorsi, ma tanto mi conoscete. La Hunziker la stimo tanto per questo motivo, perché lavora in Italia in televisione ed è una delle pochissime straniere che ha un italiano impeccabile. Appunto, dicevo, lo parla meglio di tanti italiani, quindi. Cioè, adoro, io la amo, io veramente la adoro, poi lei è bellissima, vabbè. Sono fan anche della Michelle Hunziker. Di chi non sono fan io? Seguo un sacco di gente io, ragazzi, effettivamente. Ragazzi, io sono a pezzi, adesso mi strucco, mi faccio immediatamente una doccia. Non so se appoggiarmi un'oretta, se riesco, perché no, non riesco. Non riesco perché tra un'ora e mezza abbiamo l'appuntamento giù e devo ancora capire cosa mettermi. Metto il tacco, non metto il tacco, metto il tacco, non metto il tacco. È una cena molto friendly, perché sono arrivati tutti oggi. Io in realtà sono già qui. Comunque sia, volevo farvi vedere l'outfit per stasera. Praticamente sotto qui ho messo questo che è carinissimo. È un toppino troppo carino, secondo me. Questa dietro finisce così. E non so solo se mettere una giacca o lasciare proprio diretta. Credo lascerò direttamente così perché mi piace di più. Anzi, probabilmente faccio una cosa del genere. Vediamo. No, preferisco fuori. Ok, la scarpa è questa. E questo è l'outfit trucco, volevo farvi vedere anche il trucco se riesco, perché non è semplicissimo. Ci sono tutte, luci ce ne sono tante, ma sono basse e gialle. Sì, non fate caso ai miei occhi abbastanza stanchi perché sono stanca, però l'ho fatto con le nuove palette della Smashbox. Appena tornata in camera devo dirvi un sacco di cose, ma voglio raccontarvi com'è andata la serata e tutto, però diciamo che nella mia camera è cambiato qualcosa, perché si avverte come un passaggio di benefit, ecco, diciamo, e vediamolo insieme. Le reazioni in diretta ci sono state su Instagram Stories. Se non mi seguite su Instagram vi lascio il link nel box informazioni, ragazzi, perché lì ovviamente con Instagram Stories soprattutto è proprio, cioè, vita in diretta, tra virgolette. Allora, cominciamo da qui. C'è lo specchio. Hanno attaccato questi. E questi qui li ho visti per ultimi. E ve li faccio vedere per primi di qui. Poi, cioè, no, vabbè. Panoramica veloce. Allora, qui abbiamo un bel po' di prodotti. La linea Professional. Il mascara, il mio fantastico tinted primer che adoro soprattutto in combo con il roller lash, il California Dream, e che è quello che sto vivendo io adesso praticamente, la Hoola, che è la mia terra preferita, WhatsApp, che è uno dei miei illuminanti preferiti, il Benetint Hoola, per il corpo fantastico. Questo che cos'è? Momento, brush, really? Questo mi è nuovo. Oh, ma che bello. Wow. Ma io questo non lo conoscevo. Che morbido, è morbidissimo, ma è stupendo. Questo mi mancava all'appello, fantastico. Ok, questo è solo il tavolo, ok, dell'ingresso. No, ragazzi, sono emozionatissima, cioè considerate che ero stanchissima, cioè perché veramente ieri non ho dormito, eccetera, però
entro qui in camera, cioè potrei rifare la serata da capo praticamente. Sullo specchio lì leggiamo Full Brows, Full Life, c'è un cuscino, voi sapete che il cuscino che mi era stato dato l'anno scorso, almeno se mi seguite, quello mi era stato dato l'anno scorso a Las Vegas è sul mio letto e adesso ne aggiungerò degli altri, quindi quel cuscino fantastico che mi farà compagnia in volo, come l'altro. Brindiamo ragazzi. Oh, io qui, oh mio Dio, sono troppo felice. Pochette, peraltro fighissima, cioè veramente stupenda. E questi kit per le sopracciglia. Ta-da! Ta-da! Vediamo cosa contengono. Ok, cioè confezioni di latta, fighissime. Bello, cabrao. Non ho parole, non ho parole, non ho parole. Girandomi, ta-da! Sono stupendi questi cuscini già li vedo o sul letto o sul divano. Poi qui c'è il programma delle prossime giornate. Questa è una vestaglia in pile, adoro, cioè rosa, è stupenda. Guardate, bellissima. Cioè, sono geniali, ragazzi, loro sono geniali. Poi questa linea io la stavo vedendo su internet e mi incuriosiva molto, che è la linea Dandelion, questo blush fantastico. Abbiamo il Dandelion Dew per le guance e l'illuminante, lo Shy Beam. E poi per tutte le cartopazze all'ascolto, guardate che spettacolo! Set di cancelleria firmato Benefit, post-it, questi sono post-it, questi sono post-it, matite, le puntine, queste sono delle card, no vabbè, block notice, io adesso piamo, guardate questi cuscini quanto sono grandi, no vabbè, wow, belli, ma wow, Full Brow Full Life, ma io questi me li devo riuscire a portare per forza. Cioè, non so come farò a portarmeli, ma io devo riuscire a portarli per, assolutamente. Assolutamente. O me li faccio spedire, ma io in qualche modo devo fare, non posso lasciarli qui, non esiste. Non esiste proprio. E poi, pensavo fosse finita, invece in bagno ho trovato la linea per la skincare, che voi sapete quanto io possa amare questa linea. Che ve l'ho già recensita. E poi appesa qui una borsetta che è molto molto figa. Ragazzi, mi sembra di vivere un sogno, è bellissimo e non ho parole. Cioè, voi immaginate di entrare in una camera, in questa camera, in questo hotel a Los Angeles, di trovare tutto questo. Mi sento molto fortunata per questa cosa e molto grata. E grazie, cioè grazie veramente di cuore. E io adesso mi metto qui a sistemare tutto. Sta venendo da piangere, vabbè, mi sono un attimino emozionata anche tutto ciò. Uff. E la serata è stata stupenda, considerate che al tavolo si parlava inglese, tedesco, francese e italiano. Cioè, meraviglioso, meraviglioso, io cioè adoro, penso di avervelo detto, non so se nel vlog di oggi o in quelli precedenti, io amo stare in compagnia di persone che vengono da altre parti del mondo, mi piace da impazzire. E poi ho conosciuto una delle due influencer tedesche, peraltro è siciliana, una ragazza carinissima, dolcissima, come vi dicevo, italiana. Scusate se perdo qualche colpo mentre parlo, ma la stanchezza che veramente sta prendendo il sopravvento, cioè tipo che adesso chiuderei gli occhi e mi addormenterei qui. Una ragazza dolcissima, anche l'altra ragazza veramente fantastica. Vi lascio il link di tutte e due nel box informazioni. Molto per la serie Shared Love, perché è giusto che sia così e vi piace tantissimo. E sono contentissima. L'esperienza fino ad oggi mi ha dato tantissimo, mi ha dato veramente tantissimo. E credo che in queste 2 giornate riuscirà a darmi ancora veramente tanto e molto concentrato soprattutto.
quindi sono molto 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 felice in questo momento e penso che prenderò il tempo dell'aereo per riflettere su tutto quanto perché credo che devo ancora realizzare tutto. Ecco, credo che devo ancora realizzare tutto. Vi ringrazio per aver seguito anche questo, per continuare a seguirmi comunque sempre con affetto e vi ringrazio tanto perché ovviamente la mia forza siete voi e non smetterò mai di ringraziarvi. Quindi ovviamente oltre a ringraziare i Benefit io devo assolutamente ringraziare anche voi. Dovere, dovere. E niente, ci vediamo con il prossimo video. Buonanotte.